Nella vicenda narrata nel poema si possono riconoscere tre nuclei narrativi fondamentali. Il primo, costituito dai libri dal primo al quarto, narra tutte le peripezie del viaggio di Enea dalla partenza da Troia al suo arrivo a Cartagine. Dopo 6 anni di peregrinazioni per mare, Enea si trova in Sicilia, dove riprende la navigazione verso l'ultima tappa, le coste del Lazio, ma una tempesta provocata da Giunone lo riporta indietro verso le coste della Libia. Qui fa naufragio e viene ospitato dalla regina di Cartagine, Didone. Durante un banchetto in suo onore, Enea narra alla regina le sue vicissitudini negli ultimi 6 anni. La regina Didone, commossa dal racconto, si innamora dell'eroe troiano, ma Giove manda Mercurio a ordinare a Enea di ripartire alla volta del Lazio per portare a compimento la sua nobile missione. Distrutta dal dolore, Didone si uccide, maledicendo Enea e la sua stirpe. Il secondo nucleo, dal quinto al sesto libro, narra le vicende del viaggio da Cartagine sino all'arrivo sulle coste del Lazio. Una tappa fondamentale di questa parte del viaggio è Cuma, presso Napoli, dove Enea, su consiglio del padre Anchise, si reca a consultare l'oracolo della Sibilla, una profetessa che abita in una grotta paurosa. Essa lo accompagna nel regno dell'oltretomba, dove incontra numerose anime, tra cui quella di Didone. La Sibilla conduce poi Enea ai Campi Elisi, il luogo dove risiedono le anime buone e prive di colpe. Qui incontra il padre Anchise, che gli mostra le anime dei grandi romani, suoi futuri discendenti, dai re d'Alba Longa al giovane Marcello, nipote di Augusto. Nel terzo nucleo, formato dai libri dal settimo al dodicesimo, si racconta la guerra fra troiani e latini, voluta da Giunone, da sempre ostile ad Enea. La guerra è decisa dal duello finale tra Enea e Turno, re dei Rutuli.